Good Morning Milano, inizia un nuovo mese, oggi lunedì 1 aprile, niente pesci d'aprile però in questa puntata, anche se insomma sul nostro sito internet qualcosa sta girando, ma non vi diciamo niente di più. Buongiorno a tutti, sono le 12.35 minuti in questo istante, le avete già viste, oggi abbiamo tre ospiti, in realtà poi nel corso della trasmissione arriverà anche una quarta ospite, tutte al femminile, sono ben contento di presentarvi, quindi Linda Marchese, presidente Buongiorno. di Love Life Onlus, buongiorno Buongiorno. Linda. Roberta Trezzi, istruttrice di equitazione, Buongiorno. e Giusy Misti, responsabile Misiti. Miti, Misiti, Misiti. Misiti, scusami Giusy, responsabile di Casa Amica. Buongiorno Giusy, benvenuta, Buongiorno. grazie mille di essere qui con noi. Allora, insomma, già l'abbiamo capito, abbiamo due associazioni, dei cavalli, insomma, cerchiamo di capire cosa stiamo raccontando oggi qui. Lo chiedo a te, Linda. Allora, raccontiamo un progetto che si chiama Tempo Lieve. Tempo lieve, esattamente. Che Nasce da cos'è un questo sogno, nasce da un progetto? sogno, dall'amore più importante, quello di una mamma verso sua figlia. Mia figlia va a cavallo, dalla Roberta, dalla nostra istruttrice, e dalla gioia che vedevo ogni volta nei suoi occhi, negli occhi dei bambini che non riusciamo mai a portarli via dal maneggio. Una sera, tornando a casa, mi è nato questo sogno: regalare quindi un tempo lieve, dei momenti di spensieratezza e leggerezza a dei bambini che purtroppo stanno affrontando una malattia difficile come il tumore. Quindi l'indomani io ho chiamato la Roberta e gli ho raccontato di questo progetto, quindi di questo sogno che è diventato anche poi anche il loro Un sogno sogno. che, ma, fa Che pochissimi giorni diventa diventerà realtà, realtà, sì, finalmente, no? esattamente, sì, il 7 di Lo aprile. diventa anche perché, insomma, lungo la strada, appunto, hai trovato vari compagni di viaggio. Cioè, subito hai parlato con Roberta, che ha da subito sposato questa Sì, causa. assolutamente Ti chiedo sì. subito questo: che cosa significa, appunto, mettere però in correlazione animali e, appunto, dei bambini comunque con delle gravi difficoltà? E allora dà possibilità a questi bambini di vivere momenti di spensieratezza, comunque di rilassarsi, imparare a fidarsi comunque di un animale. L'animale aiuta comunque a affrontare tutti questi momenti difficili, questo nuovo mondo, e soprattutto stando anche all'aperto, quindi spazi verdi, non chiusi in strutture, possibilità di stare comunque con altri bambini. Anche perché è interessante capire poi chi sono questi bambini, o meglio, da dove arrivano, che percorso hanno. E qui entra in gioco appunto Casa Amica, giusto? Che hai subito Sì, contattato e da subito ha sposato questa causa. assolutamente. Giusy, Casa Amica è un nome, insomma, già conosciuto. A Milano siete famosissimi, siete nati, diciamo, a Milano, ormai mi Tanti dicevi, anni fa. anzi, siete anche però sul territorio nazionale, a Roma e anche a Lecco. Lecco. Ricordaci però brevemente cos'è Casa Amica. Sì, Casa Amica nasce ormai più di 30 anni fa, da un desiderio, anche in quel caso, di una mamma. Una mamma che viveva in zona Città Studi, quindi zona limitrofa all'Istituto Nazionale dei Tumori e all'Istituto Neurologico Carlo Vesta, mamma che ogni mattina attraversando Piazzale Gorini per accompagnare i propri figlioli a scuola, vedeva delle persone dormire in macchina sulle panchine e si è accorta che non erano persone senza dimora, quindi non erano i cosiddetti barboni della nostra città. E una mattina ha pensato di avvicinarsi ad una di queste persone per parlare con loro, scoprendo quindi che si trattava di parenti di persone malate ricoverate all'Istituto Nazionale dei Tumori o all'Istituto Vesta e in alcuni casi degli stessi pazienti che dopo alcuni giorni di soggiorno a Milano per le terapie non erano più in grado di sostenere la spesa di un albergo e quindi costrette a dormire in macchina sulle panchine. Da lì questo desiderio di questa mamma di creare una struttura di accoglienza. Ha cominciato a prendere in affitto il primo appartamento, che poi nel corso degli anni è riuscita ad acquistare. Da lì ancora un altro appartamento. È nata la prima Casa Amica, che è quella di Via Saldini, proprio dietro l'Istituto Nazionale dei Tumori. Passaparola è corso veloce all'interno dei reparti ospedalieri e in pochissimo tempo la casa si è riempita di persone costrette a soggiornare a Milano proprio per curarsi. Ricordiamo che quello del fenomeno della migrazione sanitaria è un fenomeno Bravissimo. davvero molto Sì. importante in Italia e Sì. soprattutto nella città, poi nella regione Di Lombardia, città di Milano. Milano, tantissimo. Milano proprio perché custodisce istituti sanitari di eccellenza, raccoglie il bisogno di tutto il nostro territorio nazionale e adesso anche dall'estero. Quindi
quindi sono numerosissime, scusate, le famiglie che si devono spostare dalle regioni del sud per trovare a Milano talvolta addirittura una diagnosi intanto e poi la cura. E i periodi di lontananza dalla propria casa, dalla propria terra possono essere medio lunghi e quindi la necessità di trovare a Milano delle strutture che ti consentano di restare a Milano almeno con uno dei tuoi familiari per tutto il periodo della terapia senza doverti dissanguare economicamente o comunque delle strutture che ti possono venire incontro anche laddove hai già una difficoltà economica in essere. Da questo quindi nasce Casa Amica, da lì poi la seconda casa, la terza, fino al 2011, quando la nostra presidente, la signora Lucia Cagnacci Vedani, ha realizzato ancora una volta un suo desiderio, quello di avere una casa totalmente dedicata all'ospitalità delle famiglie con i pazienti minorenni, Casa Amica Bambini. E di cui mi occupo si trova in via Sant'Achilleo, 900 metri a piedi dall'Istituto Nazionale dei Tumori. Quindi nella nostra casa bambini ospitiamo famiglie che al proprio interno purtroppo hanno un bimbo malato. Ci occupiamo di accoglienza di bambini con qualunque malattia, ma sicuramente, data la vicinanza con l'Istituto Nazionale dei Tumori, nel 90% dei casi i nostri piccoli ospiti sono pazienti oncologici. E proprio con questi bambini, avete deciso di iniziare questo bellissimo progetto. Insomma, deve essere una cosa davvero molto bella anche da parte nostra di poter prendere questi bambini che appunto vivono comunque per fortuna in una casa, almeno che insomma cercare di fargli passare in maniera più lieve anche lì il tempo tra una terapia e l'altra, ma comunque sempre comunque sono a Milano, faranno avanti dentro l'ospedale ogni giorno, insomma finalmente poterli prendere, proprio portarli lontano, perché poi ricordiamo Volta d'Adda, quindi anche proprio fuori, lascio la città, come diceva immersi un nel vecchio mio. Film di tanti anni fa, e fargli vivere un'esperienza completamente nuova. Che cos'è secondo te importante, Giusy, proprio di questo, fargli vivere questo tipo di esperienza? Ricordiamo che poi c'è anche una parte anche musicale che viene accompagnata, il giusto? Il progetto in particolare è questo, perché unisce i cavalli e la musica, sono uniti per la prima volta per regalare un sorriso a questi bambini. Quindi dove, questa... mi dicevate prima, la musica in realtà nasce prima come necessità per calmare l'animale stesso, cioè non stiamo parlando di musicoterapia o quelle cose lì, serve per calmare l'animale stesso. Poi ovviamente, immaginatevi voi su un cavallo in mezzo al verde con un violino che suona, ce lo ricalmate anche voi, cioè è bella dire, no? Cos'è la parte che ti è piaciuta più di questo progetto? Allora, Casa Amica, abbiamo detto, nasce innanzitutto per dare una casa al nostro ospite, quindi un tetto, un letto, la possibilità di cucinare, la possibilità di trovare a Milano una struttura che ti consenta di recuperare quei gesti quotidiani per vivere anche il tempo della malattia nel modo più normale possibile. L'idea che ci è piaciuta quando abbiamo conosciuto Linda, quando è venuta a cercarci, e che si avvicina al nostro concetto di accoglienza e di ospitalità, cioè l'idea di poter regalare ai nostri bambini un momento di normalità durante la permanenza per la cura medica a Milano. Quindi portare fuori il bambino dall'ospedale, portare fuori il bambino da quella casa che per quanto bella è però una casa che comunque ha delle mura ed è in città, in pieno centro, e poterlo portare in mezzo al verde per fargli vivere delle ore di leggerezza, di spensieratezza, intesa come terapia dell'anima, cioè la possibilità di dare al bambino un momento di svago, di distrazione da quello che è il proprio dolore fisico, da quello che è il proprio momento di disagio, perché allontanato dalla propria casa, dai propri compagnetti, dal proprio asilo, dalla propria scuola, dagli altri familiari. Spesso i nostri bambini hanno lasciato a casa dei fratellini e delle sorelline. Quanto rimangono lì da voi in Casa Amica? Tempo di permanenza è molto variabile, può andare da 6 settimane a 10 mesi. Già se quando non cominciano è un l'iter terapeutico che prevede chemioterapia, intervento, poi ancora chemio,
poi probabilmente radioterapia. Invece poi abbiamo fortunatamente dei soggiorni anche molto più brevi, laddove il bambino torna per i controlli, quindi ha finito l'iter terapeutico lunghissimo e ritorna a Milano per i controlli. Lì il soggiorno può essere ovviamente anche solo di 2, 3, 4 notti. E insomma, o magari si ha anche la fortuna di poter rientrare in questo progetto. Sì. Ricordiamo un attimo quando inizierà, come funzionerà. Allora, partiamo il 7 di aprile, quindi primo progetto, quindi prima tappa il 7 di aprile, si conclude il 23 di giugno. E in una, la cosa anche bellissima, che i bambini faranno una sorpresa che vivranno, in una di queste tappe, penso a maggio, la nostra campionessa italiana di salto a ostacoli, l'aviere Giulia Martinengo, verrà a stare qualche ora con questi bambini. Quindi è una cosa che è molto bella, ecco, un atleta che viene a trovare i bambini, sta con loro. Voi avete un gran numero di persone che vi daranno una mano durante questa abbiamo avuto anche degli sponsor, sì. Tutto, ne parliamo però fra poco, perché certo. So che c'è una persona fuori che adesso fra poco entra in studio per raccontarci appunto più praticamente poi quello che andrete a fare sul campo. Prima di salutarti però, Giusy, volevo chiederti questo. Casa Amica appunto è una realtà davvero grande, una realtà però che penso che abbia bisogno di aiuto spesso e volentieri. Come si può fare ad aiutarvi? E se qualcuno vuole fare anche il volontario di Casa Amica, si può? Allora, sul nostro sito casamica.it si trovano tutte le informazioni necessarie, sia sul tipo di volontariato che si può svolgere all'interno della nostra associazione. Bisogna avere bisogna essere qualcosa per fare volontariato da voi? No, devo essere un medico? Specializzato? No, non bisogna avere alcuna competenza specifica in ambito né sociosanitario né medico. Bisogna avere solo un gran cuore, appunto. E da un punto di vista che visti i tempi non è cosa da andare scontata. Però ci sono ancora tanti angeli per fortuna, su questa terra. Ci dai speranza, ci sono ancora tantissimi angeli, lo sono tuttora i nostri volontari. E l'altro modo per aiutarci è economico. Come vi dicevo, le famiglie che devono soggiornare a lungo a Milano spesso vanno in difficoltà economica. E quindi attraverso delle donazioni, sul sito trovate tutte le modalità, quello più semplice attraverso un bonifico, trovate l'IBAN sul nostro sito. Prima di salutare tutti voi, desidero ricordare un'associazione che collabora con Casa Amica Bambini nello specifico ormai da 3 anni, che è l'associazione Vittoria Onlus, che gratuitamente si occupa di trasportare i nostri piccoli ospiti da casa verso gli ospedali e viceversa. E anche in questo caso ha scelto di accompagnarci in questo progetto, e quindi l'Associazione Vittoria anche in questo caso accompagnerà Casa Bambini in modo del tutto gratuito a fianco dell'associazione di Linda, e si occuperà proprio del trasporto durante le domeniche del progetto da Milano verso Trezzo d'Adda e viceversa, di Volta d'Adda con i suoi mezzi. Ah, quindi insomma i bambini erano appunto insieme, dicevi poi che la cosa bella è comunque sarà anche i genitori, quindi insomma sarà un momento in cui tutta la famiglia potrà finalmente tirare un respiro di sollievo per quelle poche ore che però insomma sono davvero perché grande, grande ossigeno. L'Associazione Vittoria sono di quegli angeli che ci sono ancora su questa terra. Insomma, ricordaci il sito internet di Casa Amica. Casamica.it, quindi www.casamica, tutto attaccato con una sola in mezzo, .it. Potete trovare tutte le informazioni, potete capire anche come dare una mano, sia economicamente sia proprio tirandosi sulle maniche, andando a far parte di questi angeli di cui ci parlava poco fa Giusy. Grazie mille Giusy davvero per l'ascolto e per l'attenzione, per qualunque cosa possiate fare per queste due bellissime realtà. Noi cerchiamo appunto di darvi il massimo, cioè aiutarvi con quello che possiamo, e anzi proprio per questo andiamo a vedere un attimino, so che insomma anche le Iene hanno voluto aiutarvi, certo. Vediamo allora che cosa hanno fatto e poi vediamo il prossimo ospite. Vabbè, eccoci qua, eccoci qui. Allora, benvenuta a Lucia Pietragalla, giusto? Grazie. Ho detto giusto, perfetto. Infermiera naturopata, volontaria, è un angelo anche tu, quindi come parlavamo prima di angeli, insomma. Sì, sì. Allora, ti chiedo di avvicinarti più al microfono e più a Roberta, insomma. Abbiamo qui 3 anime appunto di questo progetto, no? Diciamo, la mente e le braccia di questo progetto. Raccontatemi un po', che cosa andremo a scoprire? Cioè, cosa, se io vengo lì, quando è che iniziamo? 7 aprile. 7 aprile, vengo lì, che cosa vedrò? Roberta, che cosa mi insegna?
saliamo subito sul cavallo, no? Allora, io no, ho anche paura del cavallo. No, infatti, per iniziare ci sarà proprio un primo approccio, quindi un primo avvicinamento al cavallo. Quindi la possibilità di toccarli, di cominciare a pulirli, darli da mangiare, per poi dare la possibilità di comunque provare a cavalcare, salire e provare le prime sensazioni. Tutto questo accompagnato dalla musica del violino, suonato sempre dalla mia allieva, che si chiama Silvia, che si chiama Silvia Canavero, che purtroppo oggi per motivi di lavoro non è potuta venire. E niente, tutto questo verrà immerso nella musica del verde. E Lucia, tu appunto sei un'infermiera, quindi insomma una persona che ha a che fare spesso volentieri con situazioni simili, hai voluto però appunto dare il tuo supporto ancora di più, sei anche una naturopata, giusto? Sì, sono anche naturopata, io ci ho creduto subito fin dall'inizio e sono anche mamma di un ragazzo che da anni che è allievo di Roberta, che farà l'aiutante insieme ad altri due ragazzi. È un'esperienza, un progetto che mi ha ispirato subito fiducia. Perché? Perché mette in campo un tipo di linguaggio non verbale, quello che soprattutto i bambini non riescono spesso a spiegare con le parole. È un linguaggio non verbale fatto di gesti, di sensazioni, di percezioni, emozioni positive create dal contatto col cavallo, che è un animale meraviglioso, occhioni dolci, socievole di natura, pauroso, ma non allo stesso tempo potente, grande, forte, però anche timoroso, quindi rispecchia un po' quello che è nella natura. In che momento un animale, tipo il cavallo in questo caso, può quindi a quel punto diventare proprio terapeutico come in questo caso? Diventa terapeutico dal momento che noi ci avviciniamo facendo col contatto, con spazzolandolo, che per lui è una coccola, dandogli un rinforzo, una ricompensa con un dolcetto, con anche parlando tante volte, non sembra, però anche con dei versi viene tranquillizzato, conquistiamo la sua fiducia e lui ci ricompensa dandoci a sua volta amore e fiducia. Per poi, questo è un lavoro appunto da terra, come diceva Roberta, il primo contatto, per poi salire in sé. Poi c'è infatti una seconda parte in cui poi diciamo, lasciamo la terra e saliamo a contatto proprio col cavallo. Sì. Lì insomma, diciamo, sono due bambini che appunto non hanno mai, sono mai a cavallo, mai ci avevano neanche pensato. Come fai a creare questo legame poi appunto tra questi bambini e il cavallo? Qual è l'approccio giusto? Allora, io diciamo in questo progetto qui ho l'aiuto anche di tre diciamo assistenti che sono comunque dei miei allievi, che ho voluto metterli diciamo un po' allo stesso livello dei ragazzi per questi bambini, per non essere sempre a contatto solo con l'adulto. Qui sono bambini anche loro? Quindi sì, i miei assistenti sono dei ragazzi che vanno dai 11 ai 14 anni. E per dare proprio la possibilità a questi ragazzi di provare, vedere anche con dei loro coetanei, non sempre proprio con l'adulto. Quindi sentire a proprio più agio, perché sì. Comunque ragazzi tra di loro hanno un linguaggio che noi adulti non è proprio diverso. Sono diverse, quindi è bello vedere quindi questi due ragazzi, questo mondo che si unisce per una cosa bella, ecco. Quindi, diciamo appunto, Linda, non sei sola in questo cammino, lo vediamo qua anche, l'abbiamo visto poco fa con Casa Amica, ma sono tante altre le realtà che hanno deciso di supportarvi e darvi aiuto. Allora chi vestirà il cavallo completamente è una delle aziende più importanti nel campo equitazione, la Prestige, e noi siamo orgogliosi che abbia da subito studiato questo progetto. Per quanto riguarda invece i bambini, vestiranno Marta Trasporti. Marta Trasporti e la Decathlon. Poi avremo un rinfresco, una merenda che sarà offerta ai bambini e ai genitori dal Magic Bar di Rivolta Dada, che si è offerto completamente di sponsorizzarci, sì, per aiutarci. E
poi il nostro maneggio che andremo. Poi abbiamo il maneggio che ci dà la possibilità di fare questo progetto per tutti i 6 incontri, che si chiama Moretti Stables, che si trova in località Boldrinaglia, a Rivolta d'Adda. Come è nata l'idea? Era un sogno. Infatti, dal mi dicevi, non so, da mamma. Ma perché hai voluto fare una cosa del genere? Perché per regalare un sorriso ai bambini, perché sono una mamma e quindi da mamma voglio questo, voglio regalare un sorriso a questi bambini che la vita purtroppo li ha messi di fronte a questa difficile prova, e nel mio piccolo, nel nostro piccolo, fare qualcosa di grande per questi bambini. Si dice sempre che da una goccia si fa il mare, ecco, noi siamo tante gocce che messe insieme possiamo fare il mare. Lucia, cosa ti aspetti da questi incontri? Io mi aspetto che questi bambini che stanno attraversando un momento così difficile per loro abbiano un momento anche lieve, un tempo lieve, sì, anche un momento di gioia. Io ci sono ora, vivo un momento di spensieratezza lontano da quello che mi preoccupa, e riesco a comunicare, comunico non con le parole ma con le emozioni. Togliamo quello che sono un po' le barriere delle inibizioni, insomma, attraverso l'emozione, che è proprio il cavallo, e la musica del violino, la musica classica, che scioglie, che insomma disinibisce un pochino. Qual è l'errore che facciamo più spesso quando ci avviciniamo a un cavallo, Roberta, che non dobbiamo fare? Allora, diciamo che i classici errori sono quello di arrivare, aver fretta di toccare e subito salire. Questa okay. È proprio la prima cosa che succede sempre, e invece proprio tutto il lavoro da terra, il primo avvicinamento è fondamentale, sia per il cavallo che per il futuro cavaliere. Che tipo di cavalli saranno quelli utilizzati appunto in questi incontri per tempo lieve? Allora, io userò 2 dei miei cavalli che io attualmente uso per la scuola, sono dei doppi pony. Sono alti 1,32 m. Un po' più alto del pony? Sì, sono dei piccoli cavalli, chiamiamoli così, per chi non è nell'ambiente. Un cavallo castello. Cavallini. Ok. E niente, diciamo, Iron e Lovely, sono da 3 anni che sono presso la mia scuderia, quindi anche i miei assistenti hanno provato a cavalcarli negli anni passati. Il cavallo viene preparato in qualche maniera precisa per fare questo tipo di attività? Oppure deve essere un cavallo comunque predisposto? Allora comunque. Sì, devono essere comunque cavalli tranquilli, non si può prendere il primo cavallo da un prato e dire ok, provo, uso questo. Quello assolutamente no, bisogna proprio conoscere l'animale, legare un po' un rapporto, aver fiducia, perché si ha a che fare comunque dei bambini in difficoltà che comunque non hanno idea di quello che stanno facendo. A quelle mamme che dicono bello, però il cavallo è pericoloso, cosa gli diciamo? Io invece dico no perché il cavallo aiuta il bambino, sì. Qualsiasi tipo di bambino, sia comunque i bambini in questo caso con questa malattia, che bambini comunque sani che possono avere anche dei problemi caratteriali. Sì, aiuta molto. Tu mi fai dire che era molto interessante appunto questa anche consapevolezza che prende il bambino, certo, nel certo. Poi una volta che appunto si sale sul cavallo. Beh, io comunque io fino a poco prima di questo progetto non mi avvicinavo a un cavallo. Io portavo mia figlia e me ne andavo. Avevo paura del cavallo, sempre avuto paura. Avrei fatto così anch'io. Paura, adesso invece entro, li pulisco, ci parlo. Adesso io sono innamorata di questi cavalli perché mi hanno dato veramente tanto. E poi ecco, il riuscire a superare una propria paura. Riuscire quindi a toccarlo, ad accudirlo, a relazionarsi quindi con qualcosa che ti faceva paura a livello personale, sblocca un'autostima anche comunque, un dire io posso farcela, io posso, l'ho fatto. E se succede lì, poi magari appunto anche nel resto di altre parti della vita si può appunto prendere come insegnamento esattamente, questa esattamente. Cosa. Allora Linda, siamo quasi in chiusura, ricordiamo le coordinate del progetto, come fare a seguirvi, allora, come fare soprattutto ad aiutarvi, perché sono veramente bisogno d'aiuto. Esattamente, sì, purtroppo è un progetto che è nato, abbiamo avuto degli aiuti, ma sono pochi, perché siamo riusciti comunque a farlo partire comunque, perché ci teniamo tanto. Chi volesse aiutarci anche con una piccola donazione può andare sul nostro sito www.lovelifeonlus.it e trova tutte le coordinate bancarie per fare un bonifico, per dare un contributo.
In quanti sarete a poi operare sul campo? Se solo voi tre, no? No, c'è, ma anche... c'è un'altra mamma volontaria, okay. Poi c'è la violinista, sì. E poi i tre aiutanti. Tre piccoli aiutanti. Basta. Poi comunque ci saranno, penso che verrà qualche volontario anche gruppo. Di Casa Amica. Diciamo, sì. Casa Amica, diciamo, non è l'unico, gli unici bambini non verranno solo da Casa Amica, c'è anche una bellissima notizia, allora, appunto, sì, esattamente. Io, da quel di Bergamo. Esattamente, la pediatria, quindi oncologica dell'ospedale 23° di Bergamo, ha aderito completamente a questo progetto e ci fornirà 7-8 barra bambini proprio dalla pediatria, quindi arriveranno direttamente e sono entusiasti, non vedo l'ora di partire con questo progetto. E anche molto interessante per questo anche incontrarsi tra i bambini appunto che vengono da Milano, quelli che vengono da Bergamo, incontrarsi lì in campo neutro, come si direbbe, no? E parlare del cavallo e basta, e non parlare di tutto il resto che invece tutti i giorni sentono, tutti i giorni vengono assillati. Lucia, insomma, immagino che le emozioni saranno tante. Sì, sei pronta? Sono entusiasta, prontissima, non vedo l'ora di cominciare questo progetto, sì. Bene, allora, davvero complimenti per tutto quello che state facendo. Grazie. Fateci sapere come andrà avanti, fateci sapere come procedono le cose. Ricordiamo il sito internet di Love Life Onlus è www.lovelifeonlus.it. Comunque trovate anche c'è anche la pagina Facebook, quindi la trovate sicuramente linkata, commentata, taggata nella nostra diretta. Io ringrazio tantissimo Linda Marchese, Roberta Trezzi e Lucia Pietragalla, complimenti davvero per il vostro progetto. Ringraziamo anche Giusy Misiti, che è appena uscita ma ci ha lasciato, ma come fuori qui dallo studio, che è responsabile di Casa Amica. Io davvero complimenti per quello che state facendo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta su Milano News con una puntata di Good Morning Milano. Domani è martedì e si parla di periferie insieme a Walter Cherubini. Grazie mille, arrivederci, a presto. Arrivederci.